Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby. Oggi per la mia rubrica Ruby dice no, voglio dire no al maltrattamento degli animali. L'altro giorno stavo guardando il TG e praticamente ho detto una notizia dove c'era questo allevamento di polli, dove praticamente questo fattore uccideva i pulcini che secondo lui non erano idonei a diventare dei polli. E li uccideva in una maniera molto brutale. Li uccideva ancora vivi, li buttava per terra e li calpestava, oppure li metteva in una macchina dove li tritava. Comunque faceva delle cose macabre su questi poveri esseri. Io credo che la violenza sugli animali sia una cosa veramente da condannare. Io non riesco proprio a concepire il perché una persona debba fare del male a un cane, debba fare del male a un gatto, debba fare del male a un pulcino. Io questa cosa veramente non riesco a capirla. Sono veramente favorevole a che ci siano delle leggi che puniscano questi atti, fortunatamente, però continuano a esserci e io non capisco perché. Cioè, io non arrivo a capire io perché devo maltrattare un animale gratuitamente. E la cosa più becera, secondo me, è quando questi atti vengono fatti da persone relativamente giovani e si dice che sono delle bravate. Cioè, prendere un gatto e scaraventarlo lontano, no? Prendere un gatto e proprio trattarlo come se fosse un frisbee. Secondo me non è una bravata, è una vigliaccata ed è un comportamento veramente da condannare. Le bravate secondo me sono altre, le bravate sono tutt'altra cosa che maltrattare così un gatto. Sono altresì contrario all'abbandono dell'animale. Io penso che se una persona non è in grado di mantenere il proprio animale, o non lo compra, o magari se si trova in difficoltà economiche e possiede ancora il cane, può benissimo farlo adottare da qualcun altro. Perché credo che la cosa più vigliacca che ci sia proprio abbandonare un animale. Io mi ricordo non tanto quest'anno, ma negli anni passati, soprattutto intorno agli anni 90, si continuava sempre a parlare di abbandono degli animali. Non so quante centinaia di cani venivano abbandonate sulle strade d'estate. Che poi voglio dire, adesso esistono le pensioni, adesso esistono magari i dog sitter che possono andare a casa propria, portarglielo a casa propria, che lo possono mantenere. Ecco, ci sono tanti modi perché dobbiamo abbandonare l'animale. Sono anche contrario al circo. Io penso che il circo sia veramente una cosa brutta. Facciamo il circo, ma non coinvolgiamo gli animali. Possiamo fare un circo e possiamo fare un bello spettacolo anche senza gli animali. Possiamo mettere i trapezisti, i contorsionisti, possiamo mettere i clown, anche se io sono clownfobico, sappiate. Però non coinvolgiamo gli animali perché secondo me può essere un enorme stress per il cavallo piuttosto che l'elefante, piuttosto che la tigre. A dover ripetere tutte le sere sempre la stessa, sempre la stessa cosa. Tutte le sere, poi magari stare in queste gabbie, molte volte piccole, buie. Ecco, io ovviamente non voglio fare di ogni erba un fascio, perché magari ci sono dei circhi che trattano gli animali in una maniera idilliaca. Io non sto dicendo che tutti i circhi maltrattano gli animali. Io penso che si può fare un circo, ma senza coinvolgere gli animali, perché secondo me può essere uno stress eccessivo per l'animale. Ecco perché io non sono mai andato al circo, non mi hanno mai portato al circo, perché alcune volte veniva nella mia città il circo, ma io non sono mai andato a vederlo, proprio perché non mi piaceva vedere questi animali che fanno queste determinate cose, che veramente li ho trovati
Alcune volte li trovo anche imbarazzanti, tipo la tigre che entra dentro il coso di fuoco. E magari penso io, che gli danno anche dei tranquillanti per farlo rimanere così. Per farlo rimanere calmo, ecco. Quindi no. Cioè, la violenza ha sempre varie sfaccettature. Cioè, la violenza non è mai quella fisica, la violenza può avere tante, tante forme. Può essere il picchiare il cane con un bastone, ma può essere anche chiuderlo in gabbia e può essere anche abbandonare il cane. Io spero che questi atti finiscano, questi atti veramente beceri finiscano nei confronti degli animali. Spero. Sono veramente contento che ci sono delle leggi che adesso lo impediscano e veramente vogliamo del bene agli animali. Perché dobbiamo picchiarli? Perché dobbiamo maltrattarli? Veramente. Penso che la peggior bestia in questo caso non sono loro, ma alcune volte veramente l'uomo. Io vi aspetto al prossimo appuntamento, quindi il piccolo Ruby dice no, alla prossima.